Il futuro del Nerazzurri Club continua a mantenere la panchina. I tempi per il patrono cinese sono stretti maggio 2024. Questa è la data contrassegnata in rosso nel calendario di Steven Zhang. Non c'è sempre meno alla scadenza del prestito Oaktree e il numero 1 di Inter deve letteralmente comprendere cosa fare big. Mantieni il club finendo la figura con il fondo californiano o vendendo lasciando i nerazzurri ad alto livello, almeno sul campo. In effetti, il giovane imprenditore orientale è a un incrocio con il respiro acceso IL collo del presidente e InvestCorp, interessato a investire nei 19 volte campioni dell'Italia. In questo senso, negato dagli Emirati Arabi non sono arrivati. Vedi anche Inter Board of Inter. Approvato il rendiconto finanziario Suning e copre le perdite per 86 milioni di euro. Nuove voci su InvestCorp: i conti dell'Inter sono in decisivo miglioramento e questo rappresenta un'ulteriore spinta per i potenziali investitori. Per la sua parte, tuttavia, Zhang vorrebbe cercare di mantenere il club. In ogni modo la priorità è quindi quella di rimanere al comando della nave, per farlo e continuare a vincere. Tuttavia, è necessario completare il debito con Oaktree. I tempi sono stretti e non aiutare anche i tassi di interesse, attualmente molto alto. Per questo motivo il piano B è già sul posto. Questa è la vendita. Le voci che riportano un forte interesse InvestCorp, pressioni dagli Emirati Arabi, ribadiscono come il fondo è alla ricerca di capitali per procedere con l'accordo e lo stesso IL fondo avvicinato anche a Milano prima dell'arrivo di Redbird si limita a non commentare. Pertanto, nessuna negazione, per più un'ammissione che qualcosa bolle nella pentola. Zhang ha due strade davanti al momento. Quello che conduce prevale al cuore. Ma ogni proposta che arriverà a Viale della Liberazione verrà valutata con cura.